Tanti nomi, tanti soggetti, una sola firma, quella con la quale istituzioni e associazioni provano ancora una volta a fermare il percorso del metanodotto Sulmona Foligno, con la centrale di compressione e spinta che dovrebbe essere realizzata nel comune di Sulmona. E infatti oggi, oltre al sottosegretario con delega all'ambiente della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, ai sindaci del territorio interessato e ai rappresentanti delle istituzioni ambientaliste, era presente anche il sindaco del Comune di Sulmona, Anna Maria Casini, in prima linea con i comitati cittadini per l'ambiente. A livello di interlocuzioni con il governo siamo fermi un anno fa. Nel frattempo ci sono state le elezioni, c'è un nuovo governo al quale abbiamo posto delle questioni importanti, come facciamo col precedente, ovvero la ubicazione di questa centrale di compressione di siffatta natura, portata e dimensione, nel punto probabilmente più sbagliato d'Italia, sicuramente d'Abruzzo, e questo tracciato che da rete adriatica è diventato rete appenninica, perché attraversa un po' tutte le faglie che interessano le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Emilia-Romagna, almeno nelle propaggini dell'Appennino emiliano. Abbiamo a suo tempo fatto delle proposte alternative, non hanno avuto mai risposta. Riteniamo che una risposta fosse anch'essa negativa, i territori la devono avere. Oggi abbiamo sottoscritto questo documento in 26 comuni, i comitati cittadini per l'ambiente, associazione ambientalista a livello nazionale, comune di Sulmona, provincia dell'Aquila, regione Abruzzo, con il presidente Lolli in primis, anche se non era materialmente presente, per rimarcare appunto le ragioni di questo territorio che contrastano necessariamente con un'infrastruttura che serve esclusivamente a veicolare una materia fossile, sostanzialmente il gas, da un punto, sia esso San Foca o altro dove arriverà la famosa TAP, verso lidi dell'Europa e del Nord Europa. Cioè, sostanzialmente il livello di rischio nelle nostre regioni appenniniche aumenta e i benefici non solo non esistono, ma diventano difficilmente sostenibili, non tanto solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Questo l'Abruzzo non se lo può permettere.